Vabbè, noi ci siamo e okay, vai. Non so se c'è da fare un chuck in qualche facciamo modo. Facciamo un chuck, per vai. Al mio 3. 1, 2, 3. Nanni, eri fuori tempo. Però, conti troppo veloce. No, io non ho fatto niente. No, fatto... conti troppo veloce, però mi hai preso alla sprovvista. Ciao Fede. Ciao. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Tutto tu? Bene. Senti, da manuale spieghiamo intanto cos'è questo podcast, poi spieghiamo anche che c'è una puntata speciale oggi. Vai, vai tu. Hacking Creativity, questo podcast sulla creatività. Intervistiamo ogni volta persone che con la creatività ci pagano le bollette. Oggi non è il caso, perché nel caso di oggi facciamo Link, questa rubrica dove in qualche modo discutiamo di link che hanno a che fare con la creatività, con le novità, con l'innovazione, con un sacco di cose. E dobbiamo fare una confessione. Questo format di Link, che è una bella idea, no? Prendi le notizie, le commenti, l'abbiamo copiato. Totalmente. Da un podcast italiano, esatto, che a loro volta probabilmente l'avrà copiato da un altro podcast, non lo so. Sarebbe bello averli per sapere se ce lo dicono, perché magari... Esatto, e abbiamo qui Caffè Design, il podcast da cui copiamo, rubiamo a piene mani le idee. Ciao, esatto. Ragazzi. Ciao. Così. Sì. Spudoratamente. Vabbè, ma anche voi avete copiato st'idea delle notizie da qualcuno. C'è un po' di tutto, c'è Maurizio Costanzo, c'è Uno Mattina, esatto. Ci sono tutte queste reference della cultura... nostra cultura. Esatto. Per chi non vi conosce, ma probabilmente chi ascolta noi conosce anche voi, perché siete più grossi di noi, più famosi di noi, avete iniziato molto prima di noi. Però siete tre designer al bar, giusto? Sì, giustissimo, esattamente. Lavoriamo in tre campi del design diversi, tendenzialmente. Okay. Da quando ci siamo conosciuti, quindi all'università, 1000 anni fa ormai, fondamentalmente, sì. Avevamo questa chat su Messenger in cui facciamo battle di link tra di noi, in realtà, sì, in quel caso. Okay. Le commentavamo e poi abbiamo detto, perché non la portiamo a tutti? E abbiamo aperto il baretto nell'internet Caffè Design. Che è diventato un podcast, che adesso è diventato altro, poi lo vedremo, però è partito da un podcast, diciamo. Esattamente, viva i podcast. Voi che competenze avete? Avete tre designer, ma competenze diverse? Cosa significa? Competenze, innanzitutto, mi sembra che esageriamo. No, adesso non ce l'ha mai detto nessuno. Ci provate in quali campi, diciamo? Esatto, campi di patate, probabilmente. No, io, Giuliano, mi occupo di branding e comunicazione, quindi la parte più visiva. Io mi occupo della parte di industrial, quindi prodotto fisico. Io service design e user experience. Siamo gli Avengers. Altre cose. Siete compatibili, diciamo. Sì, incredibile. Ok, yes. La roba più difficile da capire dei tre, anzi, scusami, Giuliano, la tua è facile, secondo me, sì. Non va spiegata. Le altre due, secondo me, va un attimo spiegata di più. Vai. Industrial. Allora, industrial è tutto un prodotto fisico, quindi il design che ha a che fare con l'oggetto, okay. Quindi la cover, la batteria della come si chiama? Power bank, la scarpa, la macchina, qualsiasi cosa. La macchina, qualsiasi cosa. Okay. E Nanni è un casino. Nanni è difficile. A me è di servizi e alla fine... Dai, nomina due servizi. Vabbè, le banche, i servizi che ho usato ogni giorno per mandare i soldi e ricevere i soldi in banca. Tipo Netflix, Booking, Airbnb, sono tutti. C'è qualcuno dietro che, diciamo, sì, progetta e diciamo non crea. Sono solo app e basta, ma sono, vanno progettate come un prodotto, no? Che ci crediate o meno. Esatto. E siete due freelance e Nanni non freelance. E Nanni dipendenti, io no, io lavoro in uno studio. Quando vi raccontate le vostre vite, avete capito se è meglio fare il freelance o lavorare per uno studio? O ancora trovo no? Dire Nanni a questo punto, secondo me. Esatto. No, non l'abbiamo capito, però dipende da cosa vuoi fare, come... Cioè, non c'è un... buono, sì, cioè, sì, lati, sì, positivi, sì, e lati negativi, cioè... Però su, un lato positivo del freelance è che ti svegli quando ti pare, ma oggi che sono anche le... il lato negativo, però no, cioè... però sono le 10:30 di venerdì mattina, sei qui, non sei in ufficio, o stai fingendo di essere in ufficio ma non sei. Nanni, rivela tutto, esatto, il tuo segreto, okay, allora... ti prego. Io sono in ufficio. Esatto. Ah, dovresti lavorare adesso, ok, perfetto. Smart working. Più smart, okay. Così credo che... Esatto. il tutto sta in quante cose riesci a fare contemporaneamente. Cioè, ok, quindi perderai il lavoro per colpa di questa puntata. Voi lo vedete tutta l'inquadratura. Ma infatti quella cuffia che in questo momento Nanni non è collegata, sì, a voi, è collegata all'ufficio. C'è l'altra in colla in muto. Però sì. Battaglia di link, vediamo chi c'ha i link più frizzanti. Il link più cliccati del web. Vediamo chi c'ha il link più lungo, potremmo metterla così. Ah, oh, beh, mi piace, sì, va bene. Possiamo partire? Round 1. Fight.
Round one, ok. Sì, chi parte? Dai, noi per gentilezza facciamo partire gli ospiti. Bellissimo. Ok, dai, da quale partiamo? Partiamo da questa, che ne pensi? Da questa dal, qui. Dal primo. C'era un ordine. Sì, sì, ah, scusami, segretario. Ok, vi spariamo una notizia lì abbastanza fresca, in realtà. Nel senso, ne parleremo anche nei prossimi podcast. E vogliamo lanciarvi il mega trend della criptoarte, in sostanza. Oh. Non so se avete no. sentito, avete letto, si sta creando un fuoco incredibile su questa attività digitale, la criptoarte, sì. dove di fatto, finalmente, da un certo punto aspetta, di vista... Aspetta, secondo sì. voi che cos'è? Ah, perché piace, è effettivamente una parola nuova. La criptoarte. Sì. Allora, a me, appena l'hai detto, mi è venuto in mente, sai quando utilizzi big data per fare delle rappresentazioni... Mm-hmm. Data visualization. Bravo, vedi, tu sei i termini giusti, io no, io mi stavo arrampicando sui vetri, però per rendere il livello visivo qualcosa che è numerico, per cui magari dell'arte applicata ai trend, ai valori del Bitcoin che sale, che scende. No, io ho pensato un'altra cosa però, tipo il mondo del business dell'arte però regolato dalla blockchain. L'hai googlato, no, non ci credo mai, vergognati, stai parlando. No, guarda le mani su, mystery box. No, è esattamente quello praticamente. Esattamente quello, esatto. Cioè compri quadri, cose con i bitcoin, questo è il concetto? Sì, non con i bitcoin nello specifico, però sì, con le criptovalute. Esatto, idealmente okay. dovresti vedere le opere digitali di illustratori, 3D artist, quello che tipo resta più comodo. Anche le GIF animate, adesso vediamo un caso interessantissimo di questo, vendute come se fossero dei quadri, come se fossero delle statue, la stessa maniera. Quindi possedere un originale. Esatto, okay. che poi appunto è regolato dalla blockchain, quindi eccetera eccetera, autentico, è paritario a possedere un Van Gogh a casa, in sostanza. Poi esatto, perché praticamente la tecnologia, questa tecnologia della blockchain ti permette di avere effettivamente, nel momento in cui l'artista carica l'opera, okay. effettivamente c'è una traccia indelebile nel mondo, certo. esatto, che dice Nanni ha messo questa GIF. Tu, okay. se la vuoi comprare, diventi il possessore ufficiale, diciamo come se fossi andato dal notaio. Chiaro, okay. chiaro. Praticamente sì. Come si fa con quelle vecchie? C'è qualcuno che comunque a monte deve certificare che quella... Cioè, il Salvador Mundi, vi ricordate quella storia pazzesca di quel tizio che l'ha comprato per 500 milioni, 600 sì. milioni, e poi non era neanche di Leonardo, probabilmente. E infatti è sparito e non si trova più, non si sa dov'è. Cioè, in quel caso come si fa? Cioè, come ti attacchi alla blockchain se è una roba del 1600? Quale prerogativa è che sia digitale... nata digitalmente, assolutamente. Okay. Ma per farvi un esempio eclatante, appunto, tutto è basato abbastanza più nel mainstream, se vogliamo. Nelle scorse settimane il Nyan Cat, non so se avete presente, sì, la sì. GIF, quella con l'arcobaleno. Esattamente, lei è stata rimasterizzata dal creatore sì. e venduta su uno di questi siti per $600,000, sostanzialmente. Madonna. Esatto, quindi c'è qualcuno nel mondo che possiede l'originale Nyan Cat in questo momento. Ma e quindi anche i diritti? Può farne, cioè, e quindi i diritti, esattamente sì. Da ora in poi i diritti. Sì, sì, sì. Quindi sì, può andare in giro a rompere il cazzo a tutti. Potrebbe sì. farlo assolutamente. Diciamo che i diritti di solito, i diritti poi funzionano come le opere d'arte normali, quindi hai una royalty, l'artista decide la royalty, comunque c'è un contatto, cioè non è che puoi mettere un'opera dove vuoi, come vuoi, comunque devi sentire l'artista, però in teoria è tua. Quindi beh, molto puoi. Figo questo. Quindi uno scenario interessante per interessante. Bel link. Per gli artisti, sono partiti forti. Chi va adesso? Qua bisogna combattere, vede. Secondo me, su questo livello. Tanto lo un sappiamo po'. Sicuro, è inutile. Che allora, tutto. Ok, vado io? Vado io? Round two, fight. Secondo me questa non la sapete. Una tizia giovane, un'imprenditrice californiana, che ha aperto un profilo TikTok che adesso sta arrivando ai 5 milioni di follower. E cosa sta facendo? Sta documentando il suo viaggio e da una forcina, cambiando ogni volta questa cosa, vuole arrivare a una casa. Che un esperimento era stato fatto in passato, ma lo sta documentando. Sì, già fatto molto tempo fa, ma mai fatto in maniera, come dire, in tempo reale, con tutti i video, eccetera. E la cosa molto figa è che puoi seguire tutta questa avventura dalla forcina per capelli, ok? È passata a un aspirapolvere usato, uno snowboard, un Apple TV usata, un Xbox, non so di che cacchio di cosa. Poi ha fatto una parentesi sneakers. Avete presente che le sneakers ormai esatto, valgono? Ha aumentato il valore, ha fatto esatto, un po' gonfiare. E poi da lì, insomma, adesso la salto perché tutti i passaggi sono molto lunghi, però bici elettrica, ciclette, è arrivata una tiny house on wheels, quindi una piccolissima tiny house, che adesso ha scambiato con una macchina usata e ci siamo fermati qua.
è al ventottesimo. No, vabbè, fatto, insomma, adesso no. È arrivata. Dai, è arrivata a 20-30. Ma quanto ci ha messo? Scusate, credo un paio di mesi, non tanto. Perché poi chiaramente. Mesi. Fate, non c'è un cazzo da fare tutto il giorno. Ah, capito. Male, cioè, ci sta. No, la genialata è stata questa: che documentando la vicenda, tutti quanti hanno voglia di, certo. di essere partecipi. Per cui, diciamo, la genialata è stata questa. Però è interessante, insomma. Un diciamo mito, che dopo questo creativo, sarebbe bello farlo, provare a farlo. Conoscevamo comunque, perché c'è un tetto che riguarda. Sì, incredibile. No, ma ce ne sono un sacco. Tipo, guardo la Tesla. Se avesse preso una carta dei Pokémon che adesso valgono tantissimo, esatto, sì. Perché magari la trovi usata in una casa, una soffitta. No, però la cosa bella è partire da una cosa di uso comune, capito? Tipo la forcina, come ha fatto lei. Certo. Però adesso la cosa importante, secondo me, è molto complicata di questa puntata, è che non c'è il giudice. È un pareggio questo o siamo sempre 1-0 per voi? Vabbè, 1-0 per noi perché siamo gli ospiti e quindi... Esatto, va bene. Questa era molto bella. Questa era molto bella. Io non lo sapevo, onestamente. Io darei un pareggio. Quindi siamo 1-1, cerchiamo di chiuderci... Chiudiamoci in difesa, Edo, cioè proprio Melina all'italiana, cerchiamo di respingere. Catenaccio. Vai. Esci la doppietta. Allora, su questa praticamente ne avevamo parlato anche nei trend, no? Di questo trend di andare verso dei, diciamo, delle nuove mascotte, no? La possibilità di creare dei personaggi completamente digitali, tipo Lil Michela, di cui abbiamo parlato un sacco di volte. Adesso è tipo, lo possono fare tutti, perché c'è Samsung che sta lavorando con Project Neon, che ha presentato tipo 2 anni fa, okay. E Unreal Engine, sì, che ha quello che fa i videogiochi, loro, hanno presentato anche loro un software che praticamente permette di creare dei personaggi. Attenzione, quindi... che non è il classico avatar che mi traduci la mia faccia nella foto digitalmente, magari anche un po' in 3D, ma una roba molto più evoluta, cioè diventa proprio un'altra persona. Sono proprio fedeli alla realtà, cioè proprio identici. Cioè proprio identici proprio. Tua mamma non ti conoscerebbe la differenza. Cioè l'obiettivo di questi attualmente, Samsung ad esempio dice, questi potrebbero essere i nuovi anchor televisivi. Quindi invece di fare il telegiornale con Mentana, lo fai con il Mentana di completamente generato 3D. Mentana senza quindi Sardegna. È completamente indistinguibile. Cioè da maratone persona... che non finisco, cioè fisicamente non finisco le maratone. Cioè, 24, cioè 24 6 mesi 24. Di maratone. E questo tema diventa interessante e anche delicato dal momento che quest'anno che abbiamo visto che si sono creati dei problemi di comunicazione, oppure grandi star di Hollywood hanno avuto dei problemi di cronaca. Sì. E dopo quindi hanno dovuto rimuovere il film. Chi ci ha lavorato ha dovuto dissociarci. So Kevin Spacey che ha avuto lo scandalo, esatto. Su House of Cards, che fai? Certo. Possiamo immaginare che in un futuro alcuni brand, per non prendersi il rischio di associarsi a una star che ha una vita, ma anche per pagare meno forse. Magari decide di creare la propria star digitale completamente finta, che qualora dovesse dire una cazzata perché chi ha scritto magari ha fatto un errore, la distruggono. Esatto. No, la vedi in positivo la cosa. Okay. Banalmente, ad esempio, Sky potrebbe fare una partnership con Samsung e prendersi 5 anchor per fare Sky TG24 full time. Sì, direi che è un gol, sono 2-1, sì, non ci sono, cioè non sì. Ci serve, ma anche la ha sparato la doppietta, per cui ha messo attenzione. Va bene, dai, vi buttiamo lì un link che sicuramente non conoscete. Quindi questa newsletter che si chiama Ideas Grab, sì, ed è una newsletter che ti manda 5 idee ogni giorno, ok? Dipende come sono, aspetta Nanni, perché esatto, però la quantità, diciamo... scusami. No, però vedi, ecco, hai introdotto un giusto argomento, che no? Fa anche quantità gare, no? Versus no, quantità versus qualità. Nel senso che devi fare trovare il naming di una cosa nuova, di cosa hai bisogno? Di anche di flash, di cose che magari non c'entrano niente, eccetera. Questo tizio, se vai sul suo sito, al di là di avere queste 5 idee ogni giorno, le ha messe tutte in fila e adesso quindi c'hai questo sito dove ci sono 3477 idee. Ma di chi sono queste idee, scusami, del tizio? Sì, che lui le butta lì. Lui è un tizio che butta fuori, si sveglia, regala. C'ho idee! E le scrive. Esatto. Chiaramente alcune sono terribili, altre sono interessanti e alcune sono potenzialmente geniali. Cioè, così, cioè... Ah, bellissimo. Così te ne caccio 7 milioni. Cioè...
Ci sta. Leggine una. Bello, però ci sta. Leggine una, Danny. Una banca per bambini. Cioè, la prima è figa. È bello. Rubiamo i soldi ai bambini, bello. Sì, no, sono quelle cose che sono conversazioni che anche noi ci abbiamo certe volte. Tipo, sarebbe figo questa cosa, no? E lui si è preso la briga di scriversene, fondamentalmente. Quindi è bello, in realtà. È molto. Esatto. Danny, daccene una tua. Tipo, un'automobile per sordi. Ah, bene, così a casissimo. Cioè, studiata completamente per sordi. Straordinario. Ma infatti, qui mi si apre un po' un tema. Voi avete delle tecniche, magari implicite o meno, che utilizzate per quel momento lì di brainstorming, di per tirar fuori idee velocemente? Oppure solo una chiacchiera? Secondo me è implicito. Secondo me ormai non ne ho idea. In realtà posso approfittare di questa, visto che stiamo parlando di questa roba, ci faccio l'automarchetta su una roba, perché noi su questo tema qui dell'idea, dell'inspiration, abbiamo inventato questa una parola che è appunto un po' il nostro cappello di stagione, se vogliamo. Bello, che bello, piace. Anche questa poi anche questa è inventata. Che la parola è procraspirazione. Procraspirazione è un'unione di, questo è appunto esercizio di naming, esatto. Di procrastinazione e ispirazione. Okay. Cioè, nei momenti, in quei momenti in cui assorbi delle ispirazioni di qualsiasi tipo senza volerlo, cioè mentre stai procrastinando. Okay. Proprio perché noi siamo convinti, perlomeno nell'attività del design soprattutto, tendi a ricevere degli input anche quando non vuoi, sostanzialmente, quando non li stai cercando. Certo. In qualche modo si chiudono da una parte del cervello e se sei bravo ti saltano fuori quando ti servono, in sostanza. Che poi, diciamo, è il motivo per cui in Caffè Design diamo le notizie, no? Che sembrano tipo notizie, però quelle robe là ti aiutano, cioè essere aggiornato su quello che succede, sì, sì, tipo ti un'idea a da spaziare, certo. No? A variare, e quindi dici ok, devo fare un bottone nuovo per un'interfaccia, certo. Però ti vai a vedere tipo una roba completamente diversa, non lo so, tipo il coso che è andato su Marte. Ma poi quando avrai a che fare con un cliente saprai esattamente cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, cosa funziona, cosa si potrebbe provare. È bella la cosa che dici, ma è applicabile secondo me molto nei tuoi progetti personali, no? Perché sì, non hai una deadline, e spesso i tuoi progetti personali sono più belli dei progetti per dei clienti, perché cavalchi quell'idea quando ti arriva, quindi arriva in un momento e puoi farlo. Il problema è quando hai non so, il cliente che ti chiede una cosa e entro settimana prossima di tirar fuori un'idea. In quel caso come si fa, secondo voi, come fate? Devi essere veloce. No, esatto, in realtà devi essere la gazzella meno lenta del leone. Ma no, perché io credo che questo esercizio tu lo porti avanti come stile di vita, non certo. Sarai mai, cioè non avrai mai questa preoccupazione. Ah, poi certo, è chiaro che ci sono dei momenti, io per esempio parlavo l'altra volta con Riccardo, ci sono dei momenti in cui vado a letto, cioè tutto il giorno magari non sono riuscito a combinare un cazzo, vuoto, vado sì. A letto, mi metto nel letto, tipo, non riesco a prendere sonno perché stai a pensare lì come un pazzo alla cosa e niente, quindi non esci più. Quello lì è un momento terrificante, in realtà. È lì che fai, ti appunti le robe o ti addormenti e te le scordi il giorno dopo? Come ecco, entrambe le cose, adesso onesti. No, aspetta che qui entriamo in un terreno minato, perché noi siamo, io sono della parrocchia Evernote, Edo della parrocchia Notion, ok? E ogni volta ci sbattiamo su sta cosa. Voi dove ve la puntate questa idea? Però è una guerra bellissima, sì, perché è la vecchia generazione. Esatto. Ma infatti, tipo, guarda, c'hai ok boomer versus, capito, millennial, per cui chi è Notion? Io Edo. Ah, ok. Edo, no, ne parlavamo proprio su Twitch l'altra volta in live di sta cosa. Rispondo io sono per me lo scrivo su foglio, o mi scrivo niente in realtà. Cioè, però vai, vediamo come lo usate, cioè diteci come usate Evernote e come usate Notion. Guarda, io Evernote è il mio secondo cervello, lo uso principalmente per due cose. La prima, tutti i link, tutto quello che mi viene in mente, tutte le puttanate che mi vengono in mente, le scrivo direttamente lì, senza tag, senza niente. Sono arrivato sono quasi a 10.000 entry, ok? Ok, quindi è un listato. Sì, che però lo scrivo in un certo modo, per cui più o meno le cose le ritrovo, ok? Okay. E mi piace ogni tanto scorrerle e trovare cose che non ricordavo. Bello, di aver sì, insegnato. Sì. E la seconda cosa, che non apriamo questo capitolo, ma la uso come diario della gratitudine. Nel senso della che gratitudine? Mi voglio bene. Bellissimo, sì. Spiegaci cos'è. Praticamente dal 1 gennaio 2014 a oggi, io ogni giorno ho segnato su Evernote le cose belle che mi sono successe nella vita. È stupendo. Ma che bello. Okay. Ma oggi ci siamo anche noi? Oggi ci sarete anche voi. Ah, che bello. Ma ogni giorno? Sì, ogni giorno. Prima di andare a dormire scrivi tre, quante? Cioè, no, dipende. No, molti di più. Ah, ma faccio...
Durante la giornata bellissima, ragazzi. Però è un esercizio stupendo. Cioè, è un esercizio pazzesco, perché chiaramente ti mette in un mindset totalmente positivo. Esatto. Che sì, pazienza, ragazzo. Possiamo portare questo esercizio ad un livello estremo. Cioè, tu mi puoi dire qualsiasi giorno, dal 1 gennaio 2014 a ieri. Un giorno che è il domenica 21 febbraio. Allora, domenica ho messo che ho fatto colazione con mia moglie, una cosa bella. Meditazione. Ho scritto la newsletter di Hacking Creativity, che comunque okay, mi diverte molto. Ma dici sempre che è faticoso invece. Però domenica sei divertito, senti, non puoi entrare. Ah, sì, scusami, c'hai ragione. Ma allora, suoi come si diverte. Non puoi commentare, c'hai ragione. La sera ho visto su Netflix La vita dopo la morte e l'ho messa come cosa figa. E ci sono un paio di cose personali che non posso dire. E poi ho letto un libro. Sì, certo. Come lo fai? Cioè, come lo fai prima di andare a dormire? C'hai un momento della giornata che tipo dici, ok, mo' io bevo, cioè tipo io prima andato a dormire bevo il bicchiere d'acqua frizzante e un cioccolatino, no? Ste cagate qua. Sì. Tu c'hai un momento che dici, io devo, no, nel senso, l'acqua con cioccolatino, vabbè, devi creare un rituale di chiusura di giornata, no? Ma i denti con i denti già lavati il cioccolatino, no? Non si fa. Ma aiuta il cioccolatino a rinforzare la pace. Vabbè, ti sei contento. Vi svelo due segreti. Il primo, lo scrivo durante la giornata, nel senso che però appena succede. Dipende, no, perché sono diventato ossessivo. No, ogni tanto mi fermo e me lo... Okay. Però la cosa figa è che il giorno prima scrivo il giorno dopo e poi lo correggo la sera. Ah, quello che ti aspetti. Ah, questo è scrivi quello che ti un'aspettativa per il giorno dopo. Ah, oddio, addirittura. Madonna. Esatto. Però dico, cioè, quello che mi interessava è, c'è un rituale, cioè c'è un momento che dici, io adesso scrivo questa roba qua, e più o meno... No, non c'è, no, è molto fluido, è molto fluido. Ok, ok. Cioè non c'è né cioccolatino né acqua frizzante. Ma sai che mi è venuta un'idea, posso? Sì. Allora, sai che qui è un po' da matematico, no? Però sono quei tool, quelle piattaforme che ti analizzano i testi, no? Mm-hmm. Sempre anche lì, machine learning, eccetera. E ti tirano fuori delle statistiche, dei dati. Beh, se noi prendiamo tutti i tuoi diario della gratitudine, che sono migliaia e migliaia di... Sì, sei anni. E lo facciamo analizzare da questo algoritmo e scopriamo cose. Che sono da ricoverare. Cose. Non lo so. Sì. No, scopri, sai che il machine learning, no, ti permette di prevedere un po' il futuro, no? Lo fanno sugli investimenti, no? Magari bello, ti dice, no, si può stare. Quest'anno sarai triste, no? Domani sarai felice. Ottimo. No? Questa è la puntata che mia moglie non dovrà mai ascoltare. Perché vi spiego perché, no, lo sa, perché chiaramente fa ridere, lo dico tranquillamente. Tra le cose belle della vita c'è anche, no, fare l'amore, evidentemente. Certo. No? Ci certo. Salutiamo, sì. Esatto. Salutiamo fare l'amore. Sì, sì. Salutiamo a fare l'amore. Al quinto anno, quindi 2019, sono andato da mia moglie con un Excel. No, eroe nazionale. E con il grafico. Ma delle volte o del voto? Cioè... No, delle volte. Delle volte. È stato molto divertente. Il grafico della frequenza, tipo quello di YouTube, no? Ma straordinario. Frequenza su tempo. Per cui abbiamo cercato di raddrizzare alcuni dati, insomma. Come bellissimo, comunque. Incredibile. Di un'oggettività incredibile. Bellissimo. Quindi... Molto figo, la review, molto figo. Sai la review annuale che si fa, no? C'è un picco a marzo, non capisco. Fate il bilancio annuale, tipo, con gli investimenti, alla a fine dell'anno. La cosa terribile, però, è che lei aveva lo stesso grafico e non tornava. Ecco, beh, questo no. È un problemino. Vabbè. Salutiamo l'idraulico. Va bene, direi di tagliare tutto il montaggio, giusto? Sì. Che facciamo l'ultimo? Vai, l'ultimo. Final round. Allora, questo qua pure è un mezzo di ciclone. In realtà, lo diciamo in anteprima. Abbiamo parlato, però c'è un update anche su questo. Volevamo parlare con voi dei Pokémon. Ok. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa. Ma va ancora di moda? Vanno ancora di moda, ragazzi. Vanno ancora di moda. La risposta alla bruciapelo è sì, vanno assolutamente ancora di moda. Infatti, è probabilmente uno dei casi studio più incredibili della storia. Quest'anno compiono 25 anni, è il loro anniversario, in sostanza. E ce lo dimostrano ancora una volta di essere un brand tremendamente on trend, in sostanza. Ok. Ma cosa c'è adesso? Adesso, scusami, il videogioco, le carte, io non so un cazzo. C'è tutto, incredibile. Trainati dalle carte, appunto.
appunto che menzionavamo prima, okay, che hanno raggiunto cifre incredibili, con appunto con Pokémon Go lanciato qualche anno fa. Adesso quest'anno, per celebrare il 25esimo, sono lanciati in collab incredibili con chiunque, fondamentalmente, creando hype assurdo intorno, okay, al brand. In primis con Gucci, e cioè la cosa interessante qua è vedere Gucci, come con due brand di fashion, per esempio, ci sia stato un approccio differente, perché con Gucci hanno realizzato questa serie di skin di una collaborazione che loro avevano fatto con North Face, Gucci North Face, okay, che potevi far indossare all'avatar di Pokémon. Madonna, che incredibile, che giro. Esatto. E dall'altra parte con Levi's, dove invece hanno semplicemente fatto una collezione di jeans. E scusami, eccetera, tu nel videogioco puoi comprare questi vestiti o te li mettono e basta, è un'operazione di, come puoi dire, brand? Puoi acquistare i vestiti tutto gucciato mentre vai a cercare Pokémon. Ma io avevo visto questo video di Logan Paul che aveva acquistato, esatto, 2 milioni di dollari di carte Pokémon. Esattamente. Sì, esatto. Praticamente, cioè, da attribuire più o meno a Logan Paul, sì, là, il mega trend delle, okay, carte Pokémon di nuovo, perché ha deciso di, un po' preso dalla nostalgia, no, di ricomprare queste carte e quindi far crescere il valore. Già avevano un valore alto, non è che prima... Ma quanto vale una carta, per capire? Ci sono delle aziende che si occupano di dare un voto alla qualità della carta, quindi deve essere dell'anno giusto, deve avere le condizioni perfette, magari se addirittura c'è un errore nella stampa vale di più, insomma, esatto, ci sono una serie di valori che indicano la rarità, quante sono state stampate, quante sono in circolazione, eccetera. Per tutti, queste per tutte le carte collezionabili, diciamo, serve per certificare gli scambi, se no uno si fa la fotocopia, no? Vabbè, certo, cioè, chiarissimo. Addirittura puoi vedere sul sito di queste aziende qui quante ce ne sono al mondo, quindi sai esattamente. È come una valuta, vale, come Bitcoin, sì, sostanzialmente. Esatto. Tornando al minuto uno della nostra performance, è una blockchain per i Pokémon? Potrebbe essere, però non so quanto. Magari in futuro, no, quando la blockchain sarà ancora più sviluppata, in tutto il mondo Pokémon utilizza la stessa moneta, quindi tutti i videogiochi di Pokémon. Può essere che le nuove stampe le faranno direttamente, non lo so. Ci potrebbe stare tranquillamente. Ma io che sono malfidato, secondo voi Logan Paul l'ha fatta in maniera così istintiva o c'era dietro una spinta? Vabbè, Logan Paul è tra le tante cose un grandissimo imprenditore, quindi... No, quello sì, certo. Secondo me... No, cioè l'ha fatto perché gli andava, e poi dopo però gli hanno detto: guarda che tu hai effettivamente la forza di influenzare il mercato, cioè di influenzare... Beh, un po' come Elon Musk compra i bitcoin, poi fa un tweet sul bitcoin, esatto, e il valore si alza e magari lo può vendere. Sì, cioè, ma secondo me sono tutte operazioni meno maliziose di quanto pensiamo noi. Io ci attacco un ultimo link, perché si parla di soldi, perché poi è una domanda che volevo fargli. Parliamo di soldi. Ho trovato un articolo che elenca tutte le acquisizioni da parte di aziende di creatori di contenuti. Sì, sì. E la domanda è: vale ancora... lo faccio su di voi, creare un canale, che sia un podcast, un canale YouTube, il famoso blog una volta, per lavorare di più con il lavoro principale? Non so se mi sono spiegato. Certo, questo fa parte anche un po' del personal branding. In qualche modo sicuramente influenza, magari non te ne accorgi se direttamente davvero arriva da quello, però secondo me sì. Vabbè, cioè, per esempio, io che ho anche un canale YouTube, la maggior parte dei clienti arrivano da lì, perché comunque funge da vetrina, vuoi non vuoi, è effettivamente una vetrina, diventa una vetrina e vedono come lavora. Vedono come pensi, come ragioni, come in qualche sei. Modo si associano a te, in qualche modo si appassionano anche a quello che fai, quindi per forza di cosa. E il vostro progetto, diciamo, quanto vi prende di tempo per fare caffè design? Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti, ciao. Cioè, tra lavoro in cui lavoro e lavoro su caffè design, cioè quant'è la percentuale? Abbiamo imparato a non definire le cose, è tutto un fluido. È tutto un mischione. È flusso. Okay. Le giornate non finiscono più da anni. No, no, e poi giustamente avete fatto questa scelta, no? Avendo voi così tanto tempo, di metterci anche il video ultimamente. Ah, vedi che bravi? Perché non era abbastanza. Come mai quella scelta? Ma perché comunque ci sembrava quasi naturale. Comunque nel podcast parliamo di cose video,
di contenuti visivi, quindi ci stava, cioè crediamo fortissimamente ancora nel podcast, siamo stati proprio ambassador del podcast quando ancora in Italia non se lo cagava nessuno, esatto, cosa fosse, e lo siamo ancora perché effettivamente il podcast ti permette di ascoltare, comunque di arricchirti facendo altre cose. Noi abbiamo un grandissima parte di pubblico, di grafici, professionisti e studenti che ci ascoltano e ci guardano mentre lavorano. Cioè come quando tenevi la TV accesa, esatto, di fianco, esatto, sulla D'Urso. Fa compagnia. E quindi, cioè, diciamo, visto che da un po' avete preso una base. Una grotta. Un trullo sottoterra. Vi consiglio di guardare, c'è un video molto figo, non so se era un video o una storia, in cui si vede un po' la lavorazione che avete fatto. Sì. Avete preso questo scantinato, cui io con la poca immaginazione che ho da designer non avrei dato una lira, e poi l'avete trasformato in una cosa molto bella, colorata, eccetera. Per cui com'è la giornata? Vi trovate lì, un po' lavorate, un po'? Sì. È un piede a terra. In realtà questo vostro posto ha peggiorato le cose, perché se prima non si capiva niente a livello di unione delle... Adesso qua praticamente stanza lo spirito del tempo. Cioè non dobbiamo neanche... Non ci sono finestre, non sai non che... Non ci sono finestre, cioè, proprio. Non sapete che ore sono. È come a Las Vegas, capito? Esatto. Abbiamo levato le finestre, gli orologi, così tu entri qua. C'è un orologio ma è fermo. Quindi tu entri qui, non sai che momento dell'anno chi sei. Sì. Ma ci sarà un momento in cui lascerete il primo lavoro per fare solo caffè design? Ci stiamo lavorando. Sì, ci stiamo Ah sì, ma poi perché col passare del tempo caffè design ti mangia nel senso buono il resto del tempo, tu quindi cioè tendi a preferire di fare quelle cose, poi piano piano uno ci stiamo lavando. È un po' un figlio, no, che tu cioè a un certo punto voglio la bicicletta quindi devi mettere la bicicletta, devi comprare fra un anno caffè design chiederà da noi una serie, esatto, Netflix, esatto, è il progetto che chiede cose a noi, quindi siamo schiavi ormai, siamo usati. Ok, io direi o facciamo la maratona mentana o ci fermiamo. No. Potrebbe durare per sempre questa battaglia. Assolutamente sì. E cosa fa il dong? Cos'è che si mette alla fine? Sì, servirebbe capire se c'è un vincitore, ma boh. Ma no, vogliamo ci Ma facciamo con le cose tutti bravi, pari. No, vince lo sport, mi piace. The winner is friendship. Ho un'ultima richiesta. Siccome abbiamo iniziato la puntata dicendo che vi abbiamo rubato l'idea dei link, eccetera, io voglio chiudere con un omaggio. Cioè, ci fate il vostro inizio di Caffè Design alla fine della nostra puntata? State attenti, abbassate il volume, voi che ascoltate. Ok, 1, 2, 3, vai! Sì! Ragazzi, è stato bello. Grazie, ma possiamo venirvi a trovare quando non c'è più il Covid? Se passate per un martedì sera, facciamo una twitchata. Esatto, facciamo una bella live together. Bello. Oppure quando volete, però martedì sera. La twitchata mi piace. Se sei arrivato fin qui, prima di passare al prossimo podcast o fare quello che ti pare, devi iscriverti agli appunti di Hacking Creativity. Dentro ci trovi tutti i link, tecniche, approfondimenti, tanta roba. Qualunque sia l'app con cui ci ascolti, vai nella descrizione della puntata e troverai i link per iscriverti, oppure c'è il nostro sito hacking-creativity.com. Ciao!